Dove vedrai Catania-Lazio? Purtroppo la guarderò ancora in TV, perché come mi hanno detto il ministero ancora non ha deciso, ma cosa dovrebbe decidere il ministero del giudice che ci hanno dato il benestare per andare allo stadio? La storia si ripete. Dopo Catania-Juventus, Antonino Speziale, uno dei due ultra etnei condannati per la morte dell'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, non potrà mettere ancora piede al Massimino perché il biglietto d'ingresso allo stadio, questa volta per Catania-Lazio, è stato acquisito dalla questura di Catania in quanto emesso in violazione delle norme repressive sulla violenza negli stadi. Così gli agenti si sono presentati a casa Speziale facendosi consegnare l'agognato tagliato. Antonino Speziale ci riprova per Catania-Lazio, ma la questura gli ritira nuovamente il biglietto. Avvocato. Per noi è un atto contra legem, sarebbe illegittimo. Il ragazzo ha scontato il daspo del questore, 5 anni, il massimo della pena. L'autorità giudiziaria aveva prima disposto un altro daspo di 2 anni, ma lo stesso tribunale per i minori di Catania, ancorché in diversa composizione, lo ha ritenuto illegittimo e lo ha annullato. Quindi non si capisce adesso perché gli si impedisca di andare allo stadio. Ovviamente lui non, gli altri sbagliano, noi non sbagliamo, il ragazzo allo stadio non ci andrà, però tutto questo non è giusto. Ecco perché siamo intervenuti dicendo al capo della polizia Manganelli di intervenire. Detto questo, io penso invece alla partita più importante che ci giochiamo a Roma il 14 novembre. Dove potrebbe essere assolto Speziale? Allora, stando alle carte processuali e stando alla verità storica, Speziale deve essere assolto. Speriamo di trovare un giudice a Roma, anziché a Berlino, perché voglio dire, la verità è pacifica, poi se uno vuole interpretare, purtroppo i giudici hanno questo potere, il bianco di farlo diventare nero. Ma va bene, questo è un altro discorso.